campione, Fred! Sì, anch'io sono il campione! Siamo i campioni del microfono! Sì! Sì! Poteva essere l'ultima possibilità per combattere insieme ai nuovi... Ma... Per combattere... Il Godzilla Luca Franchini! E il bardo Michele Posa! Ah, io sì, uomo che viene da... Giappone! Beh, questo Sammy Zayn, lui ha bevuto latte di volpe, ok? Tu non puoi fregare Sammy, è lui che mette te nel sacco! È arrivato l'arciere dell'infamia! Ha colpito il suo trallallà, al din din dong! Senti zio, vieni qua che adesso ti sistemo! Ce la fa, ce la fa, sì! Ce l'ha fatta! Fine dei giochi! Nome? Michele Posa. Cognome? Ma no, nome Michele, non Michele Posa. Prima ha detto, dite tutto. Ciao, me Chuck, un altro ciao, via. Nome? Michele. Luca. Cognome? Posa. Franchini. Soprannome? Il bardo, oppure MKP. Il Godzilla. Origini dei vostri soprannomi? Beh, il bardo perché sono intellettuale, no? MKP, la K perché è l'iniziale del mio libro preferito, Knulp di Herman Hesse. Il Godzilla perché sono magro, almeno dentro. Pensavo perché eri silenzioso a camminare. 17 settembre 2000, la vostra prima telecronaca, descrivetela in una parola. Piazzante. Emozionante. Il primo match commentato. Beh, c'era Rey Mysterio. Sì, anche Juventus Guerrera. Vi aspettavate di arrivare a 20 anni di telecronache? Ma in realtà no, ci dicevamo durerà un paio di stagioni. No, non ce lo aspettavamo, però va bene che siano arrivati 20 anni. Vi siete conosciuti grazie al wrestling? Beh, direi di sì, su internet. Se non ci fosse stato il wrestling, le nostre strade non si sarebbero mai intersecate. E abbiamo anche litigato tante volte. Però avevo ragione io. No, avevo ragione io. La vostra prima superstar preferita? Beh, direi The Dynamite Kid, Tom Billington. Bret The Hitman Hart. Le vostre frasi sono vostro marchio di fabbrica. Chi dei due le studia di più? Vabbè, la depravazione professionale qui è maggiormente mia. È lui, è lui. Se Luca fosse una superstar WWE, quale sarebbe? Taz o Samoa Joe. E Michele quale superstar sarebbe? Il maligno. Beh, addirittura. Lasciami entrare, fratello. No, non ancora. Ok. La prima passione dopo il wrestling? Io credo che lui ne abbia una che non può dire, ma no, ne... no, la moto, no, l'Harley Davidson, dai. Pensavo un'altra, beh, le mie però sono i fumetti, i cartoni animati e la letteratura. Il primo pensiero quando avete messo piede nel palcoscenico di WrestleMania? Fantastico, incredibile, fantasmagorico, un sogno. Io ho pensato finalmente, quando siamo entrati ho detto adesso mi sento a posto, adesso mi sento finalmente rilassato. Ma poi sei andato subito in bagno? No, quello prima. Ah, ok. Iniziate una telecronaca e poi salutatevi alla WWE. Wow, 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 amici appassionati di wrestling! Il bardo Michele Posa e il Godzilla Luca Franchini vi danno appuntamento su D-Max e di Play Plus! Ciao! Spegni, spegni, regia, fine, fine, fine.